L'isola pedonale si farà e partirà dal 1 agosto. L'assessora alla viabilità Carla Mannetti non cede alle polemiche sollevate nei giorni scorsi dai commercianti del centro storico, in particolare dal movimento presieduto da Ugo Mastropietro, che torna a chiedere regole certe e gradualità nelle decisioni. La proposta di Mannetti della cabina di regia appena costituita per il movimento dei commercianti del centro storico cambierebbe poco il quadro attuale e durante il giorno continuerebbe a esserci il far west con parcheggi selvaggi e la mancanza di controlli. Non si fa attendere la risposta di Mannetti. L'isola pedonale sarà permanente a partire dalle 20 e non più dalle 18 come annunciato nei giorni scorsi. È un'isola pedonale definitiva, da Corso Federico II fino alla Fontana Luminosa, tutta Piazza Duomo, un tratto di Via Verdi, di Via De Sali e Via Garibaldi e Piazza Carino, che erano state già precedentemente inserite nel provvedimento di giugno. Dalle 20 fino alle 2 di notte per il periodo estivo, invece nel periodo invernale fino alle 24. Io credo che su questo i commercianti debbano, secondo me, fare una riflessione, perché l'isola pedonale è a loro vantaggio. Cioè, in tutte le città d'Italia e d'Europa i commercianti traggono vantaggio dall'isola pedonale. Non capiamo perché i nostri commercianti hanno avuto questa posizione. Ecco, un'isola pedonale che è sempre stato al centro delle strategie dell'amministrazione comunale, ma che abbiamo visto anche in altre città, però ha trovato delle contraddizioni, ad esempio a Pescara. Sì, diciamo che noi lo abbiamo inserito nel nostro programma elettorale e poi riportato nel programma di mandato. Abbiamo già negli anni scorsi fatto delle sperimentazioni e istituito un'isola pedonale in via Michele Jacobucci. In alcune città è stata contestata, però poi alla fine sono tutti d'accordo, perché Pescara, tutto il tratto di via Cesare Battisti, di piazza Salotto, ha tratto dei benefici enormi, non solo da un punto di vista del decoro urbano, ma anche i commercianti e tutti gli esercenti ne hanno tratto un vantaggio notevole. Come cambierà anche la viabilità all'interno della città in seguito a questa determinazione? Ma la viabilità, ovviamente il tratto sarà chiuso e sarà cosa importante, data la possibilità ai residenti di Piazza Duomo di parcheggiare in via Sallustio, però sostanzialmente la viabilità non subisce dei grandi cambiamenti. E poi con i venerdì in famiglia abbiamo visto che questa sperimentazione ha funzionato e quindi andiamo avanti.